Bentrovati, un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. L'autogestione è già finita. Strano a dirsi, ma è così. Habemus Papam. C'è il nome del quarto allenatore di questa controversa stagione del Foggia e il nome è quello che è circolato con una certa insistenza nelle ultime ore. Manca ancora il crisma dell'ufficialità che riteniamo arriverà più tardi nella serata, massimo nelle prime ore di domani mattina, però Delio Rossi guiderà il Foggia, un foggiano d'adozione, torna su quella che è stata la sua panchina per una stagione in B agli inizi degli anni 90, dopo che calcisticamente Delio Rossi, la parentesi più significativa della sua carriera, l'ha vissuta proprio in rossonero, totalizzando oltre 120 presenze con la maglia del Foggia. È successo quello che probabilmente Canonico non auspicava, perché lo saprete. Subito dopo il match con il Monterosi aveva parlato di autogestione, aveva parlato di soluzione interna già trovata per la guida tecnica con Lorenzo Giunta che avrebbe dovuto fungere da traghettatore. Purtroppo i desiderata di Canonico non hanno trovato conferma perché le carte federali, i regolamenti non prevedono una soluzione di questo tipo, ve ne abbiamo parlato già diffusamente nella giornata di ieri e quindi il patron del Foggia ha dovuto rivolgersi altrove con una trovata geniale, la chiamerei così, perché evidentemente portare Rossi a Foggia significa anche ipoteticamente riguadagnare punti agli occhi di una piazza in cui il suo indice di gradimento è davvero ai minimi storici. Bravo Canonico, verrebbe da dire per questo tipo di soluzione, perché arriva a Foggia un allenatore al quale siamo un po' tutti legati affettivamente. Io per primo, che ho avuto anche il piacere di lavorare al fianco di Delio Rossi quando è stato allenatore dei rossoneri in quella sfortunata parentesi di inizio anni 90. Non sappiamo sinceramente perché alla fine Rossi abbia accettato questa scommessa, perché tale è, dovrà armarsi di tanta pazienza, eh? Per vivere questa esperienza in rossonero dovrà soprattutto attivarsi per rimettere insieme i cocci di un degrado che è chiaro, che è palese, che è sotto gli occhi di tutti. Però siamo dalla sua parte. Lo saremo perché lo merita, perché lo consideriamo un figlio adottivo di questa terra e perché poi soprattutto è, come dire, un uomo, prima che un allenatore che merita questa chance anche per riabilitarsi dopo le ultime stagioni che l'hanno visto in panchina e che sicuramente non gli hanno portato fortuna. Ecco, good luck Delio Rossi, buona fortuna perché ne avrai davvero bisogno e tanta. Domani immaginiamo che sarà ufficialmente presentato agli organi di informazione Delio Rossi che ovviamente non verrà a Foggia solo per i prossimi 3 mesi, per lui è pronto anche un contratto per la prossima stagione. Voglio vedere, insomma, non potevo immaginare diversamente. Immaginiamo anche che Delio Rossi arriverà almeno con un suo collaboratore. Speriamo che si tratti dello storico Fedele Limone che ci piacerà riabbracciare. Ecco, capiremo insomma anche qual è lo spirito di Delio in questa sua nuova avventura. Delio che ha sempre sostenuto, anche in tempi non sospetti, di essere grande tifoso di questa maglia e di questi colori. Ed anche per questo, ovviamente, si merita un grandissimo in bocca al lupo. Per tutto il resto, continuiamo a stendere un velo pietoso. Ovviamente non è che l'arrivo di Delio Rossi ci faccia cambiare opinione su tutto il resto del contesto. Per fortuna torna un uomo di calcio. Questa è l'unica cosa positiva, ma c'è anche il rovescio della medaglia da
valutare. Speriamo che non sia l'ennesimo uomo di calcio che poi ad un certo punto si veda costretto a fuggire via. Ciao!